amici di Viaggio in Molise e di Tele Molise, eccomi in compagnia di Vincenzo Di Rienzo, che è il presidente dell'associazione Sbando 2000 Mix, l'associazione che è appunto promosso da 4 anni a questa parte Colle Salta nel West, questa grande manifestazione che ogni anno cresce in maniera esponenziale e riscuote sempre più successo. Com'è nata l'idea di portare il West a Colle d'Anchisa? Solo per gioco, è nato solo per gioco. Io l'ho detto l'anno scorso, è andato davanti a un bicchiere di birra scherzando, ridendo e ricordando vecchie cose. Siamo qui anche quest'anno e vi dico, per fare una festa del genere ci vuole molto lavoro e molta disponibilità da parte di tutta la popolazione di Colle d'Anchisa. Tutto il paese ci ha aiutato e anche persone di fuori, questo è molto importante. Se non ci aiuta la gente, una cosa del genere non si può mai realizzare. Io li ringrazio con tutto il cuore. Noi ci abbiamo messo il nostro, però loro sono stati fenomenali proprio. Senza di loro non si fa la festa, basta. Per questa quarta edizione avete scelto un'area molto vasta di 5.000 metri quadrati, avete qui costruito vere e proprie strutture dal saloon alle carceri, alle giostre, a un palco, insomma veramente curato e poi tutto nel dettaglio. Quanto tempo avete impiegato? Circa 20-25 giorni per costruire tutto di questo. E come potete vedere, questa non è roba che noi abbiamo comprato, tutta roba riciclata, roba, per esempio, vi faccio un esempio, le tavole del saloon sono le tavole del tetto della chiesa che hanno rifatto qua con le d'Anchisa e noi ce le siamo prese, abbiamo costruito il saloon. Qua si compra poco, dire la verità, è tutta roba riciclata, roba vecchia di gente che magari non sa cosa farci, no? La ricicliamo e riusciamo a fare queste strutture. I cowboy hanno appena catturato il messicano che verrà giustiziato con l'impiccagione. Sì, effettivamente sì, perché è un messicano che è stato un po' scorretto e quindi è un fuorilegge, quindi lo vedi. Allora, il ribelle è stato preso e per il benessere del villaggio, verrà imbiccato per poi far sistemare tutte le altre cose, così altri prendono spunto dalla situazione. Abbiamo visto come la scorta è entrata in paese con tutti i cavalli e siete stati accolti dalla popolazione. Sì, ringraziamo tutti quanti per l'accoglienza che ci hanno fatto. Appena preso il menù della serata con suo marito, salsiccia, vino, una bella fetta di pane, buon appetito. Grazie, grazie. Allora è venuto qui per divertirsi, un po' di musica country, insomma, tema West. Diciamo, cerchiamo di divertirci. Ciao Camillo, cerchiamo di divertirci, certo. Tutti gli anni ci sto venendo sempre con piacere. E allora, insomma, non c'è due senza tre, il 4, vieni da sé, questo è il 4 anno, il quarto anno. Quindi va benissimo, ok. Anche lei qui in fila all'ingresso per prendere il cappello e il fazzoletto. Eh sì, siamo qui per vedere un po' qua se possiamo mangiare e stare insieme ai bambini. Una bella manifestazione che diverte e incuriosisce soprattutto. Lei da dove viene? Io da qui, da Colle. Va bene, allora ogni anno l'ha vissuta crescere. Sì. Ogni anno si perfeziona questa cosa, questa manifestazione che diverte i bambini, che sono loro che vogliono venire qui a divertirsi. Poi più tardi arriveranno i cavalli, ci sono i saloon, c'è il carcere, sono gli indiani. Ti piace questa manifestazione? Sì, mi piace. Cosa ti piace di più? Il saloon. Perché? Perché ci sono tante cose e mi piace anche il carcere. E tu dopo vai anche a cavallo?
questo bel cappello che ti sei messo? Non lo so se ci vado. Va bene, allora buona serata e divertiti. Grazie. Signora, sta preparando suo marito. Pronti tutti e cinque per questo tuffo nel passato? Sì, è il secondo anno. Cosa le è parso? Una bellissima iniziativa, veramente bella. Bene, allora buona serata. Grazie, altrettanto. Buonasera, lo stesso come diceva il presidente, siamo un'associazione di 10 giovani, diciamo, di 10 persone del paese, che è il quarto anno che ci impegniamo a fare questa manifestazione pensando di far contenta tante persone, di portarle a Colle d'Anchise, tutto qua. Come diceva il presidente, tutta roba riciclata, recuperata e niente, speriamo di fare tanto divertire la gente, le persone, anche a Colle d'Anchise come fanno in molti altri paesi. Anche perché è una manifestazione destinata a crescere e che accoglie anche gli stessi avventori nel miglior modo possibile. Abbiamo visto i cappelli, le bandane, poi più tardi ci saranno i giochi con i cavalli, gli indiani. Sì, sì, sì. Ci sarà anche domani il giro con i cavalli, un sacco di sorprese, insomma, tutto veramente da vedere, da venire a visitare. E anche i cowboy si fermano un attimo e mangiano. Cosa ha gustato questa sera? Ah, buonissimi, dei fagioli con il cotechino, devo dire cucinati veramente bene, bellissima manifestazione, il secondo anno e devo dire che migliora, già l'anno scorso bellissima, quest'anno ancora meglio. Lei è di? Io sono di Boiano. Ok, quindi viene di rimpetto qui a Colle d'Anchise per vivere la magia dell'antico West. Sì, e ci verrò anche domani con la famiglia perché veramente va vista, è un'occasione da non perdere. Nell'antico West, nelle serate d'inverno, nelle serate fredde, i cowboy attorno al fuoco si scaldavano. Sì, si scaldavano perché la sera faceva molto freddo e si mettevano, si radunavano tutti attorno al fuoco e si faceva festa, dopo la festa si stavano tutti attorno al fuoco. E anche perché i cowboy appunto nelle praterie del West americano cosa facevano? Pascolavano, portavano anche le mandrie appunto al pascolo. Sì, portavano le mandrie al pascolo tutta la giornata e poi la sera si radunavano tutti e si mangiava e si stava attorno al fuoco fino alla mattina e poi si ripartiva. Per te questa festa che vuol dire? Ti piace? È una festa bellissima, sono molto organizzati, ci vuole molto impegno, ci vuole molto lavoro, però comunque tutto sommato riesce ogni anno, gli auguriamo il meglio, è una bellissima festa. Tu sei qui con il tuo cavallo? Sì, abbiamo portato un po' di cavalli. Tutti quarter? Sì, quasi tutti quarter. Perché appunto il quarter, ricordiamolo, era proprio il cavallo tipico americano. Americano, è il cavallo per eccellenza americano. Signora Nicolina, impegnatissima a preparare il piatto forte della serata, in cosa consiste? Fagioli e cotechino. Bene, lavorate da che ora oggi? Da stamattina alle 10. Rita, invece tu addetta a dare il... Il cotechino dentro la ciotolina con i fagioli, speriamo che va tutto bene. Sicuramente. Quanti chili di cotechino avete preparato? No, 1200 porzioni, 1200 pezzi. Quindi 1200 porzioni di cotechino, un quintale di fagioli, questo solo per la prima serata? No, sì, poi domani sera facciamo spezzatino con le patate. Bene, allora buon proseguimento, questa è solo la prima delle tre serate dedicate al western di Colle d'Anchise. Sì.